Buon pomeriggio a tutti, bentornati alla nostra diretta straordinaria. Oggi con questa settimana parte una nuova modalità, a cominciare dall'orario, l'avete già visto, insomma abbiamo iniziato un pochino più tardi, poi avremo, come vi dicevo già questa mattina, Sveglia Trieste, avremo il nostro telegiornale delle 13:20 e poi la novità di Tele4 Estate, questo collegamento esterno per circa mezz'ora da qualche luogo appunto significativo della nostra città. Per aggiornarvi su quello che succede appunto in città. Oggi avremo tanti temi, come sempre nelle nostre dirette straordinarie, temi importanti, a cominciare dalle preoccupazioni. Questo è un po' il servizio cardine di quest'oggi: le preoccupazioni per il ritorno, possibile ritorno dell'epidemia da coronavirus, in particolare dai Balcani, dalla Croazia. Cercheremo di fare chiarezza su sui dati, soprattutto dati accertati. E quelle che sono le previsioni, le possibili prospettive per un ritorno assolutamente non auspicabile dell'epidemia da Covid-19. Ancora altri temi, c'è grande attesa quest'oggi per quanto riguarda la nuova ordinanza regionale che dovrebbe essere emanata dal Presidente della Regione, dal Governatore Fedriga, tra oggi e domani, la numero 20, nuova ordinanza per ulteriori aperture. Proprio per quanto riguarda l'emergenza che da noi, insomma, visti i numeri, si sta allentando, almeno dal punto di vista proprio delle restrizioni. Quindi sentiremo e andremo a vedere anche questo nel corso di tutta la giornata. Ci collegheremo anche con il nostro Bernardo Gulotta per parlare della ripresa dello sport e quindi della Triestina, di tutti i movimenti, dell'allenamento della Triestina. Lo faremo molto probabilmente fra poco con Mister Gautieri, ho visto pronto anche il servizio di Marco Stabile, già pronto appunto per essere trasmesso proprio su questo allarme possibile di ritorno dell'epidemia proprio da quei paesi che stanno avendo un forte aumento dei casi di contagi da Covid. Allora vediamo subito il servizio di Marco Stabile. È da giorni che si parla di possibile ritorno del Covid dai Balcani, sia per la crescita dei casi in Bosnia, Serbia e Kosovo, sia per i flussi turistici in transito verso Istria e Dalmazia, che potrebbero trasferire il virus dai focolai ancora attivi in centro e nord Europa. Slovenia e Croazia hanno riattivato misure preventive, come l'utilizzo di mascherine in locali pubblici al chiuso, mezzi pubblici e traghetti, ma la voglia di normalità e di estate di locali e turisti è particolarmente complessa da controllare. A preoccupare in primis è il caso Bosnia, dove lavoratori di ritorno, segnalati anche alla nostra amministrazione regionale, hanno sviluppato polmoniti atipiche con la contrazione del Covid-19. Tradotto, in Bosnia il virus è tornato a colpire duro, con aggravamenti anche molto seri. Da fonti governative filtra infatti l'ipotesi che anche l'Italia possa prendere provvedimenti a breve rispetto ai cittadini provenienti dai Balcani del Sud, come la quarantena di 14 giorni, già adottata ad esempio dalla vicina Slovenia. Quanto ai dati della Bosnia-Herzegovina, il picco dei contagi giornalieri si è registrato il 22 giugno con 252 casi, passati a 63 il giorno successivo e saliti di nuovo il 25 giugno a quota 120 e il 26 a quota 139. In vertiginosa ascesa, di conseguenza, anche il numero di casi attivi a quota 1419 in Bosnia. In Croazia, invece, il grafico parla da solo. Dopo i 36 casi dell'8 maggio, i numeri sono rimasti vicini allo zero dalla metà di maggio ai primi di giugno. Poi, con l'inizio della stagione turistica, l'ascesa: 11 il 18 giugno, 19 il 20, 30 il 23, sino ad arrivare a 95 casi giornalieri dal 25 giugno e dati ancora tra i 50 e gli oltre 70 al giorno nelle ultime giornate. Qui la domanda sorge spontanea: ma su quanti tamponi e con procedura a tappeto, qualora sia necessario, anche nelle località turistiche? Stando ai dati ufficiali, i casi attivi in Croazia sono 432. Quanto alla Slovenia, la situazione al momento risulta maggiormente sotto controllo, con la sola giornata del 23 giugno a quota 13 casi. Queste dunque le inquietudini, le preoccupazioni che arrivano proprio dalla zona sia della Croazia che dei Balcani del Sud, diciamo così.
Allora, dicevamo prima tanti temi, oggi l'attesa appunto per la nuova ordinanza del Presidente Fedriga e anche le ricorrenze, 4 mesi dal primo caso, il primo contagio in Friuli Venezia Giulia, lo ricorderete, era stato un dipendente del gruppo ERA di Gorizia essere infettato andando a trovare un parente malato a Treviso e fu il primo caso appunto registrato a Gorizia, in tutto il Friuli Venezia Giulia. Oggi questa ricorrenza è stata appunto celebrata nel Parco della Rimembranza, come vi abbiamo già detto questa mattina nel corso di Sveglia Trieste, collegandoci in diretta con il sindaco che vediamo qui appunto in una foto, qui siamo nelle pagine interne del Piccolo. Il sindaco Ziberna ci ha raccontato appunto di questa cerimonia per la piantumazione di una magnolia proprio a ricordo e anche di una targa naturalmente, a ricordo di tutte le vittime naturalmente e tutti i contagiati. Ricordiamo però che quel primo contagiato riuscì a guarire, a venirne fuori, così come i colleghi che a sua volta aveva contagiato. Quindi una magnolia piantumata nel Parco della Rimembranza di Gorizia proprio per ricordare i 4 mesi dal primo contagio in Friuli Venezia Giulia. Abbiamo anche appunto una intervista fatta in loco al vice governatore della regione con delega alla salute, Riccardo Riccardi. Allora la possiamo trasmettere, ecco, la facciamo. È più impegnativa perché bisogna ricostruire tutta una serie di regole sui comportamenti che tornino gradualmente alla normalità, ma nello stesso tempo garantiscano le misure precauzionali che sono indispensabili per contenere questo virus che ancora c'è, si presenta in maniera, in dimensioni diverse, in modo diverso, però è evidente che noi non dobbiamo sottovalutare questa nuova fase e soltanto alla fine di altri mesi saremo in grado di tirare un bilancio. Quindi ritorniamo alla normalità, consentiamo alla gente di lavorare, consentiamo alla gente di muoversi con le precauzioni, ma nello stesso tempo non abbassiamo la guardia rispetto a un fenomeno che ancora esiste. Lei ha detto 4 mesi, 4 mesi, 4 mesi. Erano indicativi o sono delle tappe che voi state già pensando? No, non è che io sono nelle condizioni di poter dare la scadenza del calendario. Certo, questa prima fase di questi 4 mesi l'abbiamo vissuta tutta. Sappiamo quello che è accaduto, entriamo in questa nuova fase che ci vede ancora in una condizione di restrizioni, altrimenti io non parlerei con la mascherina. Avviciniamoci ad una condizione di normalità con prudenza, auspicando che i 4 mesi, 4 mesi, 4 mesi siano più corti possibili. Queste appunto le parole del vice governatore Riccardi a Gorizia. Avete visto appunto alle sue spalle proprio l'operazione di piantumazione dopo la cerimonia, la breve cerimonia al Parco della Rimembranza di Gorizia per ricordare questi primi 4 mesi dal primo contagio in Friuli Venezia Giulia accaduto proprio nella città di Gorizia. Ne parleremo ancora poi magari nel corso dei nostri telegiornali sicuramente, poi vi daremo conto anche naturalmente appena avremo le prime novità della nuova ordinanza in vista che dovrebbe allentare ulteriormente le maglie per alcune attività. Si parla ad esempio delle partite di calcetto, meno vincoli per i teatri, quindi ci sono provvedimenti molto molto attesi da vari ambienti, non soltanto appunto quello sportivo, ma anche quello della cultura, dello spettacolo. Per questo documento numero 20, dallo scoppio della pandemia, questa ordinanza numero 20, che sarà in vigore dal 1 luglio, visto che proprio domani scade quella attualmente in vigore. Quindi sarà comunque confermato l'obbligo della mascherina nei luoghi chiusi e il distanziamento tra le persone, appunto sempre per limitare il contagio, però si andrà avanti con minore rigore su certe attività. Parleremo anche
di altro, anche di ripresa ad esempio del turismo, ripresa molto lenta e molto difficile, lo faremo nel corso del nostro telegiornale, ma ora vedo in collegamento, pronto il collegamento con il nostro Bernardo Gulotta, credo proprio dallo Stadio Rocco, quindi passo subito la linea a Bernardo Gulotta. Ancora qualche istante. Eccolo. Sì, eccoci, grazie. Siamo allo Stadio Rocco, siamo proprio in mezzo al campo in compagnia di mister Gautieri, pronti per aspettare l'avversaria di turno della Triestina. Arriverà nelle prossime ore, poi la partita il giorno 5. Ci si sta preparando sotto questo sole che può complicare la situazione, ma la complica per tutti, non solo per la Triestina, anche per gli avversari. Come sta andando? Ma sicuramente stiamo lavorando bene sotto tanti aspetti, sotto l'aspetto tecnico, tattico, mentale, anche caldo permettendo, però sappiamo benissimo che sono partite diverse e ci dobbiamo far trovare pronti e stiamo lavorando per questo. Ecco, c'è stata una scelta specifica di che tipo di allenamento fare in questo periodo? Normale che abbiamo toccato l'aspetto fisico, l'aspetto forza, l'aspetto tecnico, tattico, indipendentemente poi dall'avversario che andremo ad affrontare. Sicuramente non è stata una preparazione come quella di inizio campionato, però è stata una preparazione diversa sotto tanti aspetti, ma penso che non è stata solo una situazione nostra, tutte le squadre avranno preparato le proprie squadre e i propri uomini in un modo diverso. Noi ci siamo preparati per farci trovare pronti e soprattutto non solo di correre più degli avversari, ma mentalmente di essere anche più pronti. Ecco, infatti l'aspetto mentale, quello che volevo domandare adesso, com'è stato rientrare in campo dopo una pausa così lunga con un obiettivo che è da dentro e fuori, cioè gara secca insomma? Ma sicuramente non è semplice dopo 3 mesi e mezzo, perché poi riprendere non è semplice. Sappiamo benissimo che comunque è stato difficile, ma abbiamo lavorato per farsi trovare pronti. Sicuramente è una situazione diversa da quello di inizio campionato, quando parte il ritiro a luglio, però fa questo anche storia e noi dobbiamo cercare di fare la storia nell'andare avanti e magari far anche coronare un sogno che la città di Trieste merita. Ecco. Mister, lei ha ripreso da dove aveva lasciato, cioè ha ripreso con la stessa idea di campo, la stessa idea tattica, gli stessi uomini, la stessa idea proprio di come entrare in campo? Ma sì, questa squadra ha una mentalità importante, ci siamo fermati in un momento fantastico, perché comunque nelle ultime 6 partite eravamo primi in classifica, proponendo anche un ottimo calcio. Questa squadra è mentalizzata, un gruppo di ragazzi che comunque lavora quotidianamente bene e cerca sempre di dare il massimo. Quello che ho detto poi ai ragazzi è di riprendere la strada che abbiamo lasciato, perché quello deve essere il nostro percorso. Lo stiamo facendo sotto tanti aspetti, anche se il momento è diverso, però visto che poi è partita secca devi cercare di sbagliare il meno possibile anche sotto l'aspetto della mentalità. Questa squadra mentalmente è una squadra pronta e sicuramente faremo grandi cose. Ecco. Un po' di minuti sulle gambe anche grazie a un amichevole che può aiutare a dare qualche indicazione? Ma sì, domani faremo un amichevole per mettere benzina nelle gambe, visto che non giochiamo da tanto tempo, e farò giocare tutti per la partita poi di domenica. Una partita impegnativa, quello che ho detto ai ragazzi, indipendentemente dall'amichevole o non, dobbiamo fare la partita perfetta domani e pensare subito a quello di Sud Tirol o Feral Pisalò domenica prossima. Ecco. Allora auguriamo al mister, a tutta la Triestina, bocca al lupo, una buona continuazione ovviamente di preparazione e di allenamento. Per noi è tutto. Il nostro Bernardo Gulotta in collegamento, grazie della linea, in collegamento diretto appunto dallo Stadio Rocco, poi avremo collegamenti anche nel corso del nostro telegiornale che inizierà fra poco alle 13:20 come di consueto. Altre notizie che arrivano, notizie dell'ultima ora, allora la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un avviso di allerta meteo di colore giallo per rischio idrogeologico per temporali su tutto il territorio regionale dalle 12 alla mezzanotte di oggi.
oggi. Nel corso della giornata, informa la Protezione Civile, sono previsti sui monti rovesci e temporali con piogge in genere abbondanti. Sul resto della regione saranno possibili rovesci o temporali sparsi, più probabili in pianura. Su pianura e prealpi possibile qualche temporale forte. Sulla costa nel pomeriggio vento da sud moderato. Saranno dunque possibili un innalzamento dei corsi d'acqua e fenomeni di instabilità dei pendii con locali interruzioni della viabilità. Quindi c'è anche questa allerta gialla della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda tutto il territorio regionale per il maltempo e i temporali in arrivo. Ne avevamo dato notizia così di queste previsioni anche nella puntata di oggi, naturalmente, di Sveglia Trieste. Avevamo visto che nonostante il bel tempo che continua a esserci qui a Trieste, c'è la possibilità appunto di un rapido peggioramento e dell'arrivo di forti temporali. Un'altra notizia, ancora prima di passare al telegiornale, lo avete letto sui giornali e visto, è purtroppo scomparso il DJ Stefano Moratto, molto noto in città e in regione proprio per questa sua attività di spettacolo. Allora, se n'è andato nella notte di sabato all'età di 46 anni, il noto DJ triestino Stefano Moratto. A trovare il suo corpo riverso sul divano è stata una parente, appunto, nella sua abitazione. Sul posto sono intervenuti subito i sanitari del 118 e la polizia della questura. Scusate, nel corso della sua carriera il DJ aveva animato le notti triestine, ad esempio la Capannina, ma anche molti altri locali notturni, ma non solo. E recentemente aveva lavorato anche a una discoteca di Pradamano, ad esempio. Stefanino DJ era il nome con cui era conosciuto a Trieste e in regione, e lascia purtroppo anche due figli. Quindi grande commozione per la morte di questo DJ triestino, è stata espressa anche dagli amici, naturalmente dai tanti amici e fan sui social. Allora, un'altra notizia che in qualche modo ci riguarda, perché saremo in diretta nuovamente, eccezionalmente, anche dalle 18:35 di questo pomeriggio per un evento molto importante che si svolgerà a partire dalle 19 sul piazzale antistante la cattedrale di San Giusto. Oggi si terrà la cerimonia dello scoprimento e la benedizione del busto di Monsignor Antonio Santin, collocato sulla facciata della cattedrale a memoria del grande vescovo Defensor Civitatis. Il busto, opera dello scultore Marcello Mascherini, fa sapere appunto una nota della Curia, fuso presso la fonderia Raiz di Moimacco, è stato collocato su mensole in pietra d'aurisina. Monsignor Antonio Santin, lo ricordiamo, ebbe i natali a Rovigno, nato il 9 dicembre del 1895. Determinante fu naturalmente il suo ruolo proprio per la storia della città, in particolare poi nel corso e alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Sappiamo che il 13 luglio del 63 Papa Paolo VI lo insignì del titolo ad personam di arcivescovo. Si ritirò poi, secondo le nuove disposizioni, il 28 giugno del 75, morì nell'81 ed è sepolto proprio a Trieste nella cattedrale di San Giusto. Allora, ora ci dobbiamo fermare per una brevissima pausa pubblicitaria, ci rivediamo fra pochissimi minuti con il nostro telegiornale dell'ora meridiana. Buon pomeriggio a tutti, cari telespettatori di Tele4. Dunque, il nostro telegiornale si apre con la preoccupazione per un possibile ritorno dell'epidemia da coronavirus dalla Croazia o dai Balcani del Sud. Allora, cerchiamo di fare chiarezza su questo, sui dati e sulle possibili prospettive nel servizio di Marco Stabile.
È da giorni che si parla di possibile ritorno del Covid dai Balcani, sia per la crescita dei casi in Bosnia, Serbia e Kosovo, sia per i flussi turistici in transito verso Istria e Dalmazia, che potrebbero trasferire il virus dai focolai ancora attivi in centro e nord Europa. Slovenia e Croazia hanno riattivato misure preventive, come l'utilizzo di mascherine in locali pubblici al chiuso, mezzi pubblici e traghetti, ma la voglia di normalità e di estate di locali e turisti è particolarmente complessa da controllare. A preoccupare in primis è il caso Bosnia, dove lavoratori di ritorno, segnalati anche alla nostra amministrazione regionale, hanno sviluppato polmoniti atipiche con la contrazione del Covid-19. Tradotto, in Bosnia il virus è tornato a colpire duro, con aggravamenti anche molto seri. Da fonti governative filtra infatti l'ipotesi che anche l'Italia possa prendere provvedimenti a breve rispetto ai cittadini provenienti dai Balcani del Sud, come la quarantena di 14 giorni, già adottata ad esempio dalla vicina Slovenia. Quanto ai dati della Bosnia-Erzegovina, il picco dei contagi giornalieri si è registrato il 22 giugno con 252 casi, passati a 63 il giorno successivo e saliti di nuovo il 25 giugno a quota 120 e il 26 a quota 139. In vertiginosa ascesa di conseguenza anche il numero di casi attivi a quota 1419 in Bosnia. In Croazia invece il grafico parla da solo: dopo i 36 casi dell'8 maggio i numeri sono rimasti vicini allo zero dalla metà di maggio ai primi di giugno, poi con l'inizio della stagione turistica l'ascesa: 11 il 18 giugno, 19 il 20, 30 il 23, sino ad arrivare a 95 casi giornalieri dal 25 giugno, e dati ancora tra i 50 e gli oltre 70 al giorno nelle ultime giornate. Qui la domanda sorge spontanea: ma su quanti tamponi e con procedura a tappeto, qualora sia necessario anche nelle località turistiche? Stando ai dati ufficiali, i casi attivi in Croazia sono 432. Quanto alla Slovenia, la situazione al momento risulta maggiormente sotto controllo, con la sola giornata del 23 giugno a quota 13 casi. Tele 4 sempre più presente sul territorio, con dirette dall'esterno, dalla città, da vari luoghi significativi della nostra città, e sicuramente non mancano. Trieste, Tele 4 Estate, l'abbiamo chiamato questo collegamento. Allora ci colleghiamo direttamente per presentarvelo con il nostro Bernardo Gulotta, che vedo appunto pronto da, credo, da Barcola. Sì, Laura, buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori. Siamo lungomare Benedetto Croce a Barcola, la zona della Pineta, proprio all'inizio, se guardiamo al posteggio proprio di inizio Pineta, e da oggi parte un nuovo appuntamento che ci vedrà proprio qui da Barcola, dal baracchino che abbiamo conosciuto soprattutto l'estate scorsa con Sveglia Estate, con ospiti ogni giorno e la possibilità durante l'estate, col bel tempo, di poter dialogare chiaramente con chi ci verrà a fare compagnia fra gli ospiti che saranno invitati in questa mezz'ora di diretta, e anche poi l'intervento, qualora possibile, ovviamente con anche i cittadini. Oggi cominciamo in compagnia del consigliere comunale di Forza Italia, Michele Babuder. L'appuntamento ve lo anticipo io al termine del telegiornale, quindi per mezz'ora circa da Barcola. Approfitto proprio di questa bella location in una giornata che si presta molto alla balneazione, quindi a tutti quelli che hanno deciso di venire a prendere il sole, a fare il bagno. Oggi è una giornata leggermente ventosa, però molto calda, c'è un bel sole estivo. Proprio perché parliamo di questioni meteorologiche, allora vi leggo quella che è l'allerta diramata dalla Protezione Civile direttamente dalla fonte ANSA. Infatti la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta di meteo color giallo per rischio idrogeologico per temporali su tutto il territorio regionale dalle 12 alla mezzanotte della giornata di oggi. Nel corso infatti della giornata, informa la Protezione Civile, sono previsti sui monti rovesci e temporali con piogge in genere abbondanti. Sul resto della regione saranno possibili rovesci e temporali sparsi, più probabili in pianura. Sulla pianura delle Prealpi possibile qualche temporale forte. Sulla costa nel pomeriggio vento da sud moderato, saranno dunque possibili un innalzamento dei corsi d'acqua e fenomeni di instabilità dei pendii con locali interruzioni della viabilità. Vi anticipo già, perché l'abbiamo letta poco fa, invece per quanto riguarda le previsioni meteo per domani, un miglioramento
anche su tutta la regione, quindi a livello generale, sulla zona costiera triestina resterà caldo e sole e bel tempo. Siamo in diretta con l'arrivo anche del delfino verde e io credo che con queste immagini vi possiamo restituire la linea. Ricordo ancora ai telespettatori, al termine del telegiornale, in diretta saremo qui da Barcola con Michele Babuder di Forza Italia per una chiacchierata proprio con il nostro ospite e anche la possibilità dell'intervento da casa. A voi. Grazie Bernardo per questo collegamento e anche naturalmente per le previsioni del tempo e per aver ricordato questo allerta meteo che è stato diramato, allerta meteo gialla, di colore giallo, dalla Protezione Civile regionale. Allora, ora parliamo invece di un altro argomento, perché dopo la storica firma dell'accordo di programma per la ferriera, ora l'obiettivo dei sindacati è ottenere subito un incontro con Arvedi per i dettagli sul suo piano industriale, in particolare per quanto riguarda la ricollocazione dei lavoratori. Confronti aperti anche con gli altri soggetti interessati, su tutti la ICOP e la Fincantieri. Allora, abbiamo parlato di tutto questa mattina durante Sveglia Trieste con il segretario della UILM Antonio Rodà. Vediamo. Ma per far sì che vada come deve andare, l'attenzione del sindacato deve essere massima e l'impegno deve essere massimo nell'incalzare tutti gli interlocutori che hanno firmato quell'accordo, quindi sia le parti private ma anche le istituzioni, a essere dentro presenti durante diciamo, lo svolgimento della partita. Si tratta per noi, immediatamente oggi faremo partire, noi avevamo già fatto una richiesta di incontro con la proprietà, già ancora nel mese di, tra la fine del mese di aprile e di maggio. Inizio di mese di maggio, oggi rinnoveremo la richiesta all'amministratore delegato, dottor Caldonazzo, di incontrarci prima possibile, se possibile già durante questa settimana, ma insomma ci attendiamo che ci dia una disponibilità immediata per cominciare a parlare del piano industriale di Arvedi. Ovviamente l'attore principale di questa partita qua resta sempre, come dire, Arvedi, perché è sempre lui, sì. È quello che comunque all'interno della partita garantisce e comunque svilupperà i maggiori numeri in termini di occupazione, ma in termini anche diciamo, di investimenti e quant'altro. Chiaro che noi vorremmo andare a fare dei confronti con tutti i soggetti che ci sono impegnati. Ce ne sono altri, no? Certo, sono, la stessa ICOP, anche approfondire la partita Fincantieri, che il ministro... ICOP e Fincantieri principalmente, sì, no? Che hanno... Il ministro sabato ha confermato l'impegno di Fincantieri un'ennesima volta, è chiaro che noi vogliamo capire in concreto di cosa si tratta, perché però prima di poter arrivare a quella discussione bisogna capire con Arvedi all'interno del suo piano industriale di come si svilupperà e come ovviamente saranno gestite i lavoratori che restano nel ciclo produttivo di Arvedi, ma quindi questa è una partita, ma poi anche ci sono da gestire tutti quei lavoratori che all'interno del piano industriale di Arvedi non sono ricompresi, e questo lo sapevamo, non lo scopriamo oggi, perché se chiudi la parte che tiene il 60% dell'occupazione e delle attività complessive del sito, è evidente che insomma, è difficile pensare che Arvedi portava un'equazione da solo pari a zero. È morto nella notte di sabato all'età di 46 anni il noto DJ triestino Stefano Moratto. A trovare il suo corpo riverso sul divano di casa è stata una parente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia della questura. Nel corso della sua carriera il DJ aveva animato le notti triestine, ma non solo. Recentemente aveva lavorato anche in una discoteca di Pradamano. Stefanino DJ, questo il nome con cui era conosciuto a Trieste, lascia due figli. Parliamo ora di turismo in forte difficoltà a Trieste. Dopo il periodo di chiusura per l'emergenza Covid, la ripresa per i nostri alberghi è ancora lontana. Abbiamo sentito il presidente di Federalberghi, Guerrino Lanci. Tutti stiamo soffrendo in maniera diversa, chiaramente, sia in termini di occupazione sia in termini di prezzi medi di vendita. Indubbiamente andare in vacanza in questo momento, per chi se lo può permettere, sia economicamente sia per ferie disponibili, è conveniente, perché sarà difficile trovare prezzi più bassi di ora.
Il drastico calo dei prezzi potrebbe invogliare più di qualcuno a prenotare le prossime vacanze in qualche struttura ricettiva italiana, ma al momento i numeri sono drammatici. A spiegarlo il presidente di Federalberghi, Guerrino Lanci, che per quanto riguarda la nostra città, con circa la metà delle strutture aperte, parla di un tasso di occupazione delle camere del 15%, mentre solitamente in questo periodo è dell'85%. La ripresa dopo il lockdown da Covid è particolarmente difficile nelle città d'arte come la nostra. Perché tutti quanti noi siamo stati fin troppo in casa, non abbiamo voglia di richiuderci di nuovo e quindi abbiamo voglia di spazi liberi e anche concettualmente riteniamo che stare all'aperto correttamente ci protegga anche da un eventuale contagio. Infatti se le città d'arte come Trieste, Firenze, Roma e Milano, da cui ho segnali anche peggiori rispetto a Trieste, sono a tassi di occupazione del 10-15% con più o meno la metà delle strutture aperte, le zone mare hanno tassi intorno al 35-40%, tenere sempre presente che questo periodo per loro sarebbe al 100%. Gli alberghi sono anche alle prese con norme di sicurezza particolarmente penalizzanti per chi gestisce l'ospitalità dei turisti. La cosa che più è complicata al momento nel nostro mondo è la gestione di quello che è il buffet della colazione. Ah, è vero. Quindi siamo abituati a arrivare in un albergo e trovare il buffet, potersi servire, scegliere e quant'altro. Al momento in Italia, con l'eccezione del Trentino Alto Adige che ha già derogato su questo, non è possibile mantenere questo genere di buffet. Le scelte sono da farsi fra un servizio al tavolo, quindi la persona, come si faceva una volta la sera prima, dirà cosa vorrà mangiare la mattina successiva, altrimenti si può fare un banco buffet, ma deve essere chiuso, blindato, il cliente non ci si può avvicinare e ci deve essere dietro un operatore che lo serve in base alle sue richieste. Ci colleghiamo ora con la sala operativa della Polizia Locale, al telefono con noi l'ispettore capo Lionello Schillani, buongiorno. Sì, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Quali sono le segnalazioni per oggi? Ripetiamo allora anche qual è la situazione in questo momento in città. La situazione in questo momento è tranquilla e scorrevole tutta la rete viaria. Per quanto riguarda le chiusure, abbiamo dovuto chiudere questa mattina tra le 11.30 e le 13.15 la strada per Basovizza, in quanto altezza del Civico 92 è avuto un incidente con tre veicoli coinvolti, feriti per fortuna non gravi. Adesso la strada è stata sgomberata, quindi il transito è consentito tra Strada Nuova Paropicina e il bivio d'Acca, quindi si transita regolarmente. Chiaro. Adesso il traffico, che quello che vedo dai monitor, è scarso e quindi molto molto scorrevole. Ricordo le chiusure per cantieri, la chiusura di via del Lago, arriva Nazario Sauro e Controviale, via dell'Annunziata, poi una cauta intonaco che è ancora chiusa da Diaz a Cadorna e quelle Gianotti di San Michele e via Ginnastica. Inoltre come manifestazione questa sera alle ore 21 ci sarà la partita di calcio fra il Pordenone e Virtus Centella, è una partita a porte chiuse quindi non sono previste chiusure di strade, l'unica cosa come è previsto all'ordinanza della questura dovremmo sgomberare questo pomeriggio i piazzali azzurri d'Italia, quindi se qualcuno ha veicolo parcato in quella zona di portarsi presso il proprio mezzo. Ricordo ancora che continuano i lavori di segnaletica orizzontale. La ditta opererà sia in orario diurno e soprattutto notturno nella zona di Roiano, Gretta, via Fabio Severo, quindi fare attenzione ai cantieri mobili e agli operai che sono in carreggiata. Grazie all'ispettore Schillani, buona giornata e buon lavoro. E noi concludiamo il nostro telegiornale con un servizio molto importante realizzato dal nostro Bernardo Gulotta, perché il Comune di Trieste aprirà a partire da mercoledì un ufficio dedicato per tutti i documenti rilasciati dall'ente, lasciando così tre centri civici concentrati alle pratiche delle carte d'identità. Da parte mia grazie per averci seguito e buon pomeriggio. Da mercoledì i centri civici di Trieste saranno dedicati esclusivamente alle pratiche delle carte d'identità. Ogni altro documento invece sarà possibile richiederlo nell'ufficio dedicato allestito dal Comune in Palazzo Costanzi nell'ex ufficio residenze. Questa è la mossa del municipio per sveltire l'ingente mole di domande sulle carte d'identità, destinando in via esclusiva il lavoro dei centri civici. L'obiettivo è quello di accelerare il rilascio dei documenti, spostando poi tutte le altre procedure in un ufficio dedicato. Da mercoledì 1 luglio non sarà più
necessario telefonare o richiedere via mail come dire, i certificati o l'appuntamento per rilascio di certificati. Ho creato un ufficio ad hoc che è l'ex ufficio residenze presso il Palazzo Costanzi, quindi chiunque avrà bisogno di un certificato, a meno che lo potrà ancora fare se vorrà mandare una mail o telefonare, nel caso contrario potrà come sempre, come avveniva una volta, recarsi direttamente allo sportello, che però non nei centri civici ma è presso l'ufficio residenza di Passo Costanzi, nei soliti consueti orari d'ufficio, mentre tutti gli altri tre centri civici, così quello di Opicina, di Via Locchi e di Teatro Romano, sono dedicati esclusivamente alle carte d'identità, sempre però quelle con appuntamento come era sempre stato, ricordando che le carte d'identità non le facciamo più noi ma le mandiamo al Ministero e poi vengono come dire, consegnate attraverso le poste dopo 6-7 giorni. Come immaginabile, l'accesso a Palazzo Costanzi sarà regolato dagli obblighi come il mantenimento delle distanze e l'uso della mascherina. Le carte d'identità, il cui rilascio è prettamente elettronico, sono state il collo di bottiglia per cui si sono concentrati i principali malumori della cittadinanza. Ci sono arrivate oltre 5.000 richieste, noi in meno di 20 giorni o 20 giorni esatti abbiamo processato oltre 2.000 carte d'identità e non racconto nemmeno quanti migliaia di altri certificati, quindi un'onda d'urto ciclopica che i miei dipendenti al lavoro, e ringrazio tantissimo i miei dipendenti per il lavoro che stanno svolgendo, stanno dando risposte continue e costanti alla città, ai cittadini per le loro richieste.